Queste due imponenti statue di San Giacomo del Conte Ruggero, installate da ieri, sono il frutto di un atto di donazione che si traduce come segno di amore nei confronti della città e a maggior ragione per la Basilica di San Giacomo, patrono di Caltagirone. Un gesto, insomma, nobile che è nato dalla piccola bottega del maestro e artista Salvatore Raimondo, che con il suo paziente lavoro è riuscito a creare queste due maestose opere. Le due statue rappresentano San Giacomo e il Conte Ruggero. Sono state realizzate tutti fatti a mano con l'argilla locale. Posso dire che c'è stato molto, molto impegno da tutti quanti, anche dal dottor Iudica che mi ha dato dei suggerimenti e anche dal prete, dal vescovo, da tutti. È stato anche cotto con alta temperatura, la terracotta a 995 gradi, abbastanza resistente nel tempo. Le due statue, collocate nelle nicchie del prospetto principale della chiesa, sono alte in media 1,90 m. Sotto l'aspetto storico si tratta di una ricollocazione, in quanto quelle precedenti mancavano sin da lontano 1933. Le statue sono alte 1,90 m, sono state montate da un restauratore che si chiama Angelo, l'ha montato e anche la tinta è stata realizzata per assomigliare molto di più alla facciata di San Giacomo. L'artista ha poi spiegato quali sono state le motivazioni che lo hanno indotto a compiere questo atto di donazione e generosità alla Basilica del Santo Patrono. È nata perché l'ho fatto anche per mio padre, perché mio padre è stato quello che mi ha avviato a fare questo tipo di lavoro, e anche lui perché era anche un devoto di San Giacomo e lo rappresentato così. L'artista e maestro Salvatore Raimondo infine ha voluto rivolgere un pensiero a quanti per motivi di lavoro o altre esigenze non vivono più a Caltagirone, e attraverso queste due maestose sculture ha voluto indirettamente rappresentare anche i loro sentimenti di lontananza. È un augurio che finalmente la chiesa ha le due statue realizzate da Raimondo Salvatore. Dal 1940 che gli erano rubate queste statue, non si sono mai trovate. Pietra bianca, detta la pietra di Gomito. Il secondo segmento di questa nobile iniziativa ci proietta nella Basilica di San Giacomo, laddove abbiamo incontrato il parroco Don Nicolo Vitale, che nel plaudire l'opera dell'artista ha spiegato i passaggi, anche burocratici, che sono occorsi prima di giungere alla realizzazione di questo sogno, peraltro inseguito da anni dallo stesso prelato. Finalmente siamo riusciti a realizzare questo progetto di ricollocare nuovamente le statue nelle nicchie della facciata barocca della nostra basilica. È chiaro, ogni iniziativa comporta anche travaglio, perché bisogna passare attraverso tutte le organizzazioni burocratiche. Comunque siamo lo stesso contenti perché San Giacomo ci ha accompagnato con la sua intercessione. Nell'anno santo Jacopeo de Compostela ci ha aiutato a realizzare questa opera di rimettere le statue San Giacomo e il Conte Ruggero nelle nicchie vuote. È una bella iniziativa, una bella realizzazione, perché la facciata meritava di avere quest'altro segno, avere le nicchie nuovamente ricche della presenza di queste statue regalateci dall'artista Salvatore Raimondo. È stato veramente un uomo generoso, ma anche un uomo direi quasi ispirato nel poter realizzare attraverso la creta capolavori.